Io parlerò poco, per poco tempo in realtà, di uno dei testi che mi sembra uno dei grandi capolavori del Novecento e anche di Corrado Costa, The Complete Film, che è uscito nel 1983 esclusivamente in un'edizione degli Stati Uniti d'America, a Los Angeles, con una traduzione di Paolo Evangelisti. Questo già ci dà una dimensione molto interessante della poesia della seconda ondata della Nuova Avanguardia, che non è arrivata a delle grandi pubblicazioni, fatta eccezione per L'Oblò di Spatola, che era uscita con Le Comete Feltrinelli. Poi per il resto non abbiamo nessun tipo di grande casa editrice. Allora, per parlare dei complete film, dell'Uomo Invisibile, io partirei da una delle frasi che dice, dalla prima frase che pronuncia Corrado Costa in occasione della lettura di questi testi. Dice, parlerò di cinema perché la realtà non esiste, il cinema sì. E, dunque, il presupposto fondamentale, questo mi è sembrato molto interessante, nella biografia che abbiamo letto per la prima volta, lui nell'autobiografia si autodefiniva, dicevi, si dedica al cinema come osservatore. Nella lettura di questi testi, da del Complete Film, io ho notato una cosa molto interessante per la poesia del secondo Novecento e per tutto il Novecento, in realtà, che lui si pone nei confronti del cinema, nei confronti dei film, non nella classica tradizione novecentesca, ovvero il poeta come regista, il poeta come montatore, non fa dei montaggi appunto secondo la tradizione che va da Eliot in poi, ma come se fosse appunto uno spettatore che osserva, che commenta, oppure talvolta si identifica con Orfeo, come se si voltasse a guardare l'attrice protagonista, quest'ultima praticamente morirebbe. Questa è una questione molto interessante, appunto, come se si relazionasse con una realtà intangibile, da osservatore disposto in platea. Infatti c'è un testo molto interessante in cui, durante un film di magia, ovviamente ironicamente trattato, a un certo punto si accendono le luci e la platea è sconvolta di essere circondata da una serie di sconosciuti. Altra questione molto interessante, sempre nell'ambito di questo testo, è appunto un altro film che viene citato, che rappresenta la strada da percorrere per arrivare al cinema, per vedere il film che stanno vedendo. Quindi c'è una confusione fra realtà e cinema che è continua. E volevo aggiungere delle altre questioni, ovvero appunto in questi testi viene tematizzata continuamente la mancanza di qualcosa, come viene la negazione viene tematizzata, e per l'appunto dicevo che è una sorta di realtà intangibile, e gli attori stessi di questi film sembrano non comparire mai, gli attori non si vedono, gli attori vanno più veloci del film, qualcuno è nascosto, l'attore è nascosto ma nessuno li cerca, e l'essenza totale di questa mancanza appunto si verifica nell'uomo invisibile. L'uomo invisibile che c'è, non c'è, o comunque se c'è non si può vedere, e comunque, anche se si sta per vedere il film dell'uomo invisibile, potrebbe essere anche un altro film, come leggeva poco fa Enzo, potrebbe essere un altro film. Questo ci mette di fronte, secondo me, a una realtà molto interessante dal punto di vista filosofico, sia che tutti i film potrebbero essere il film dell'uomo invisibile, sia che la realtà circostante in realtà potrebbe essere sempre un film dell'uomo invisibile, ma è anche sempre condensata e caratterizzata da un elemento perturbante. E sto per concludere. Altra questione è quali sono questi film, perché tutto diventa film in quest'opera di Corrado Costa. Film è quello che si vede dietro una finestra, quindi il cielo, lui recita benissimo, io con l'accento terrone non riesco, ma con l'accento emiliano è veramente qualcosa di esaltante. Si danno sempre impercettibili film nel cielo, si danno impercettibili film, quindi sembra che questi film siano il cielo, sia qualcosa dietro la finestra, però la realtà a un certo punto sbalza dal punto di vista metaforico, perché a un certo punto nella notte in realtà il film si vede ancora meglio che durante il giorno, quindi questo film di notte può essere visualizzato perfettamente.
Dunque, le stagioni vengono tematizzate, possono essere il film, tanto che se tutto è completamente, la realtà è completamente appiattita, lui recita sempre con quell'accento di cui sopra, è completamente appiattito sullo schermo, se tutto è completamente appiattito sullo schermo può essere appiattita anche la neve. E quindi c'è un testo molto bello in cui sostiene che bisogna aspettare primavera per poter vedere il film, dal momento che lo schermo è completamente coperto di neve. Dunque, mi sembra interessantissima questa struttura dell'opera di Costa, perché è una vera e propria ekphrasis, una vera e propria ekphrasis dal punto di vista cinematografico, quindi non con un'immagine ferma, eppure si cita esclusivamente un film reale, solo un film e solo un attore in quest'opera. Il film è Il paradiso può attendere, e l'attore è Julie Christie, che anche nel momento in cui viene citata è esclusivamente nel momento in cui manca. Poi abbiamo dei commenti a un film dell'orrore generico, che in realtà potrebbe essere La nostra casa, è l'unica differenza fra quel film e La nostra casa è che le voci sono doppiate. Ci sono sette errori su un film visto due volte, che si conclude con una sparizione, con un errore, e poi c'è un parallelismo meraviglioso su due film uguali, in cui dopo aver negato tutto quello che c'è, in realtà sembra restare esclusivamente il vuoto e un urlo finale di un bambino. Dunque, per concludere, l'unico personaggio, l'unico film che viene in realtà citata, l'unica vita che viene citata, vita reale, è il film della vita di Lenin. Lenin, che appunto si dice che esiste un film che è stato registrato per 54 anni, quindi minuto dopo minuto dalla nascita alla morte di Lenin, e che andrebbe visto per almeno due volte. Quindi 108 anni di film, e è l'unico. Ora, per concludere, Corrado Costa, dal punto di vista anche poetico, mi è sembrato, nelle letture che ho fatto, che non avesse una particolare attenzione, questa molto interessante dal punto di vista del classicismo e delle nuove avanguardie italiane, una particolare attenzione alla struttura dell'opera. Perché siamo in un mondo appunto più dispersivo, più caotico, eppure in quest'opera di Complete Film, in realtà mi sembra che di aver rintracciato una sorta di struttura d'anello, perché se la prima serie si conclude, i primi tre testi, con la vita di Lenin, il testo si conclude con Baruchelli, impariamo le vocali, e gli ultimi due versi appunto parlano di una voce a cinque punte. Una voce a cinque punte che sì, sono le cinque vocali, ma che sicuramente rimanda alla Stella Rossa. E quindi concludo dicendo che secondo me l'opera di Costa in generale è ironica, però non pungente. Ma quando dico non pungente non mi riferisco a quello che diceva anche Goldoni, che non urti troppo offendendo. È un non pungere che però non cade mai nel borghese, ed è una autoironia che non è mai né intellettualistica né leggera, cioè è tutto fatto esclusivamente di negazione. Non danno molti film dell'uomo invisibile, o ne danno molti, con Claude Rains, Peter Lorre, o senza. Si vedono delle volte molti attori che recitano storie d'amore e di avventura, ma né noi né loro riusciamo mai a sapere se c'è l'uomo invisibile. Nessuno ha mai visto l'uomo invisibile. L'uomo invisibile non si vede mai. Si vedono delle volte film con pochissima gente e paesaggi. Nei paesaggi attori solitari guardano attentamente attorno, ma né noi né loro riusciamo mai a sapere se c'è l'uomo invisibile. Nessuno vede l'uomo invisibile, l'uomo invisibile non si può vedere, si incontrano delle volte. Molte persone in un film o senza film
si incontrano, voglio dire, molte persone senza una storia d'amore o d'avventura, ma né noi né loro vediamo l'uomo invisibile, neanche a letto, dopo il film, in due, senza una storia d'amore o d'avventura, non riusciamo mai a sapere se c'è l'uomo invisibile. Finisce sempre che l'uomo invisibile non si vede mai. Potrebbe essere stato anche un altro film. Grazie.